Buongiorno a tutti, oggi siamo con Pietro Casati, proprietario del Roccolo Tavernella di Castagneta del comune di Bergamo, e gli abbiamo voluto chiedere com'è la sua giornata oggi e magari come se ci racconta com'era la giornata ai tempi del Roccolo e di quando funzionava ancora. Dunque, le giornate dell'uccella giovane, che si catturava uccelli, da prima, due ore prima dell'alba bisognava essere nel roccolo a sistemare le reti, poi si mettevano i richiami vivi per richiamo, poi durante la giornata ogni un'ora c'è il regolamento di fare il giro delle reti per togliere gli uccelli dalle reti, perché altrimenti morivano per assideramento. Ogni un'ora bisognava fare il giro. E poi fino al tramonto si stava qui. Al tramonto si portava dentro gli uccelli dentro il casello e poi si chiudeva le reti. Bisognava renderle inagibili alla sera. E al mattino si ritornava a riaprirle per continuare le catture. E oggi com'è la vita del roccolo, ovviamente? Oggi la vita del roccolo, dopo fatto le pulizie degli alberi, la potatura e tutto il resto, facciamo ancora un po' di ore durante le giornate a tirar su le foglie, facciamo anche un po' di relax nel roccolo. Certo, un po' di manutenzione, di relax. E di relax. Ci si gode questa età. Quanti anni ha lei? Io ne ho 83. 83, quindi un po' di esperienza nel roccolo. L'ho cominciato da ragazzo, Certo, da perché ragazzo. Lo faceva suo papà. Lo faceva mio padre e ho sempre seguito già dall'età del 43, quando che gli ho spiegato prima, sono arrivati i tedeschi che hanno invaso la Lombardia e non si poteva sparare, abbiamo messo le reti, io avevo 9 anni e si faceva quella procedura lì, si uccidevano, si mettevano via gli uccelli nei contenitori per l'inverno, per in tempo di guerra era per la sopravvivenza. Siamo qui col signor Pietro che ora ci spiega un po' come avveniva la vita all'interno del roccolo. Dunque, nel roccolo prima cosa c'è la sveglia al mattino alle 3:30, perché alle 3:30 si deve entrare nel roccolo e sistemare le reti. E allora al mattino bisogna cominciare presto, lì c'è gli scaletti, si camminava su e tira su la retina, bisognava tirarla fino in alto, altrimenti non prendi gli uccelli. Certo. E comunque poi si metteva, finito di sistemare le reti, si metteva i richiami fuori, sugli alberi, poi si entrava nel roccolo, si stava qui a aspettare che arrivavano, dopo quando cominciava l'alba. E quando si posavano gli uccelli che si posavano più o meno nel centro del roccolo, si lanciava i spauracchi in questo sistema. E quindi cos'è che era lo spauracchio? Ce lo fa vedere, ci spiega un po' che cosa era. Lo spauracchio è una paletta che le fa paura agli uccelli. Certo. E loro scappano, però scappano abbassandosi così, poi vanno, cercano di uscire, poi trovano le reti e lì rimangono imbrogliati.